Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho questi peperoni qui. Siamo a metà ottobre, la notte comincia a scendere, quindi non vanno più bene, nel senso che loro sono sani, sono vigorosi, ma le temperature notturne sono deleterie, quindi li faranno seccare nel giro di breve tempo. Allora li voglio salvare, ho la serra e le più belle le metto direttamente in serra. Allora, ho avuto un po' di difficoltà a liberare il terreno. Sotto queste avevo messo il telo pacciamante, quello in tessuto, non tessuto, quello in plastica in realtà, però tipo traspirante. E cosa succede? Le piante sono cresciute, i buchi erano più piccoli, quindi ho faticato non poco. Qualche pianta l'ho sradicata mentre toglievo il telo e quindi faremo quello che possiamo. Quindi le più belle le tiriamo via. Per non farle soffrire farò un grosso panetto di terra. Questa operazione la sto facendo adesso perché sto pulendo l'orto estivo, quindi mi viene comodo non trinciare queste piante di peperoni, perché sono molto belle. Guardate qua, praticamente non si è accorta di niente. Ok, vado avanti da solo e poi ci vediamo in serra. Se mi posso permettere un piccolo consiglio, una volta che le avete estirpate dal terreno dovete far subito il trapianto. Le radici all'aria aperta seccano immediatamente, roba di veramente pochi minuti, soffrono. Quindi se pensate per un contrattempo di non poterle trapiantare subito, vanno ricoperte subito con del terriccio e magari inumidite un po'. Sono in serra e ho portato un po' di terra del mio orto, ce ne va molta, quindi non posso mettere tutta terra acquistata, sennò il gioco non vale la candela. Quindi ho messo un po' di terra, il primo substrato del mio orto, i primi centimetri, che è quello più fertile. Infatti all'interno ho trovato un sacco di lombrichi e questo mi fa piacere. Ecco, adesso riempio qui, poi sopra, alla fine metterò un substrato di terriccio comprato buono. Allora, questi sono i peperoni che ho estirpato. Come vedete non hanno moltissima radice, eh? Scende di un 20-25 cm, quindi quando si estirpano dalla terra vengono via abbastanza facilmente, dai. Ora ci mettiamo in posizione. Allora, abbiamo il problema dell'altezza, quindi le più basse devo metterle davanti. Bene. Ovviamente ho una zolla un po' piccola io, quindi non rispetterò la distanza minima tra una pianta e l'altra. Le devo solo portare avanti ancora un mese e mezzo, raccogliere gli ultimi frutti e poi insomma le toglierò.
ancora una. Potevo stare anche un pelino più largo, dico la verità, però ho altre piante di peperoni da trapiantare, quindi alla fin fine, anzi due ne ho, le ultime due. No, dai, tutto sommato, forse mi potevo tenere leggermente più largo dietro, ma se avete spazio ovviamente la cosa migliore è stare più larghi, eh. Io qui ho forzato un po' la mano. Questo è il lavoro finito, adesso un po' di stallatico pellettato, un po' d'acqua e devo lasciare aperta la tenda perché così fa un po' di cambio d'aria. Stallatico pellettato ovviamente è quello classico che conosciamo tutti, a spaglio. Voi mi direte, ma questo è il lento rilascio, nel frattempo che fa effetto devi togliere le piante. È vero, è verissimo, però questo mi serve anche per preparare poi il semenzaio per l'inizio dell'anno. Tra un paio di mesi queste le toglierò e qui ci verrà una parte del semenzaio, quindi comunque tengo la terra ben nutrita. Voilà. Allora, questa operazione qui l'avevo già fatta per un paio di volte negli scorsi anni, avevo una serra un po' più grande e, dico la verità, complice anche il clima, poi non lo so, io ho raccolto peperoni, questi sono i friggitelli in realtà, fino a dicembre inoltrato, poi ovviamente non avendo la serra riscaldata, di notte comunque anche in serra scendeva. Ma in questa stagione siamo in autunno pieno, metà ottobre, quindi di giorno abbiamo intorno ai 16-18 gradi, 20 gradi. Di notte scendiamo a 12-13 gradi. Ecco, avere 2-3 gradi in più qui fa la differenza. Vedete, questi abbiamo ancora i fiori, probabilmente non andranno tutti a buon fine, non lo spero neanche. Però già portare a maturazione questi piccolini, per me è un successo, perché tanto questi sono troppo piccoli, li dovrei buttare. Ora, è un'operazione che non costa nulla in realtà. Se avete uno spazio riparato vicino casa, anche con quelle serre commerciali da 30 euro, dal momento che è vuota, in questo periodo dell'anno, ecco, potete provare questa operazione qui. Se ben fatta e con un po' di fortuna, si ottengono buoni risultati. Bene, è tutto per quest'oggi. Se vi va di iscrivervi, se vi piacciono le cose che faccio e gli argomenti che tratto, vi volete iscrivere, ve ne sono molto grato, così rimanete sempre aggiornati. Cliccate poi sulla campanella eventualmente, così vi arrivano le notifiche dei nuovi video. Mettete un pollice in su se vi va, se non vi va mettetelo in su, va bene lo stesso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, giovedì prossimo.